Amici di Made in Vino, ciao, siamo con l'amico enologo sommelier Filippo. Ciao. Per degustare questo meraviglioso vino che si chiama Ca del Vent, un vino bio del 2007, 13,9 gradi, ronchi di Brescia, esatto, e la cantina, ed è un rosso Merlot. Merlot al 100% dell'amico Antonio, torna in casa. Sì. Allora, guardiamo il colore di questo vino che è veramente interessante, è un rosso impenetrabile, molto molto fitto, e il rubino c'è assolutamente, ed è un colore intenso, Sì. Non è, è leggermente velato, ricordiamo che Ca del Vent vinifica tutto in maniera biologica, e quindi anche qualche residuo lo può lasciare, ma è sinonimo di genuinità. Tra l'altro ricordiamo solo 790 bottiglie prodotte per questo vino. Grandi, grandi davvero. Allora, naso favoloso, note di alcherne, amarene, sì. Poi anche nel finale ti direi smalti nobili, meraviglioso, frutti rossi, comunque frutta bella matura, sì, frutta matura, frutta sotto spirito, è un naso davvero particolare, in una zona che è conosciutissima per il Franciacorta. Antonio riesce a fare dei rossi anche molto interessanti come questo. Dei rossi davvero interessanti. Direi che secco, caldo, morbido, elegante, davvero, davvero stupefacente. A questo bellissimo di caffè, sì. Io ho aperto anche un po' di cioccolato. Note cioccolatose, sì. Beh, bocca rispecchia il naso e completa con queste note particolari. Addirittura io sento questo cioccolato, mi dici tu, abbinato delle amarene, una cosa succulenta, davvero, davvero spettacolare. Un capolavoro. Diciamo che 14-16 gradi, sì, come temperatura di servizio. Sì. Consiglio di lasciarla anche un po' nel bicchiere, perché anche mentre stiamo facendo la degustazione si sente che sta cambiando. Cambia tantissimo. Cosa mangiamo, Cristian? Beh, io qui metterei una bella fiorentina, okay, al sangue, filo, e magari cotta ovviamente alla brace, rigorosamente. Con qualche un formaggino di contorno, qualche formaggio arbolinato. Sì, formaggio arbolinato. Sì, okay. E poi vediamo cosa si propone dal suo blog il nostro amico Vale Mazzola. Sono molto curioso di capire l'abbinamento. Complimenti a questo vino. Complimenti. E poi, amici di Made in Vino, ricordate assolutamente di andare su madeinvino.com e a soli $19.90 cliccare per la possibilità di diventare degustatori. Sommelier. E quindi, amici di Made in Vino, ciao a tutti! Ciao a tutti. Ciao.